Niente, è una partita veramente ottima. Diciamo dopo l'inizio difficoltoso, un po' timido come in gara 1, però abbiamo ancora più rapidamente di gara 1 fatto le cose che dovevamo fare, preso il giusto ritmo. La partita all'inizio era un po' troppo camminata, doveva essere giocata un po' più con più ritmo, con più energia, e però diciamo da metà primo quarto in poi siamo riusciti ad avere giusto, a incanalare la partita in un giusto flusso, nel giusto ritmo, e avere poi quello che, di cui parlavamo già due giorni fa, alla fine di gara 1, un buon livello di continuità che ci ha permesso di avere la meglio di una squadra che ha fatto una partita di grande durezza, di grande aggressività, facendo anche delle cose diverse dal punto di vista offensivo rispetto a gara 1, e quindi una vittoria molto importante. Adesso, come sempre, nei playoff la partita più importante dell'anno è quella dopo, è quella successiva, quella che arriva, e noi dobbiamo essere pronti a respingere, a controbattere, a resistere a qualsiasi cosa Jesi vorrà proporci in gara 3, perché sappiamo benissimo che i nostri avversari hanno ancora tanto da dire in questa serie, e sappiamo benissimo quanto sanno sfruttare il loro fattore campo. Ma sicuramente mi aspetto che loro siano un po' più freschi, perché avendo, anche se c'è il viaggio in mezzo, c'è un giorno in più rispetto a gara 1 e gara 2, mi aspetto la stessa aggressività, e mi aspetto anche che loro dal punto di vista offensivo possano giocare in maniera un po' più, ancora più rapida, un po' più veloce, insomma il fatto di giocare in casa. Però penso che una loro caratteristica, vista anche oggi un po' di meno rispetto a gara 1, penso più per bravura nostra che per demeriti loro, è la grande capacità di essere fisici e aggressivi sui nostri palleggiatori, e ha pagato tanto oggi la scelta di avere per tanti minuti tre piccoli veri in campo, quasi cioè, insomma, tre playmaker in campo, che fossero Blizzard, Tomassini e Valentini, o De Negri, Sanders e Tomassini. Ecco, quindi oggi ci ha pagato questo, perché ci ha permesso di scolorarci un po' di questa pressione che ci aspettiamo di trovare anche in gara 3, forse ancora di più. Sinceramente ero curioso di vedere la nostra capacità di essere continui contro un avversario che conosciamo poco, e quindi la capacità di performare e cercare i punti di riferimento allo stesso tempo nel corso della partita, penso che non sia facile, nel senso che non, per quanto hai potuto studiare al video, l'allenatore ti ha potuto parlare dell'avversario, comunque la tendenza e il modo di giocare di una squadra che fondamentalmente hai incontrato e hai visto dal vivo per la prima volta solo 48 ore fa, penso che non sia facile, ecco, cercare di capire che cosa vogliono fare gli avversari e allo stesso tempo produrre il massimo sforzo, che è quello che nei playoff fa la differenza. Però, quindi, da questo punto di vista non è che avevo il dubbio, ero curioso di vedere questa nostra capacità di essere continui. Ecco, ne avevamo parlato già a fine di gara 1, e oggi è stata una nota molto positiva, perché ecco, dopo 5 minuti poi secondo me non abbiamo avuto cali, e questo è molto molto importante. Infatti, perciò dicevo prima a Paolo che secondo me oggi la loro pressione si è sentita di meno, più per meriti nostri che per il livello loro che era calato. Secondo me loro hanno fatto una partita di assoluta fisicità e aggressività. Dal punto di vista difensivo all'inizio noi abbiamo concesso anche dei tiri facili, in particolare a Rinaldi, alcune sono state disattenzioni, alcuni sono tiri che non è che volevamo concedere, però connaturati con il pressing deve essere qualcosa che paga nel corso della partita. È chiaro che all'inizio loro sono più lucidi, sono un po' più freschi, anche i lunghi hanno più ecco, di nuovo, freschezza, anche propensione a trattare la palla e a spingerla contro il pressing, e si è costruito qualche canestro facile. Però diciamo, nell'arco della partita è una strategia che più o meno ha pagato. Quello che dobbiamo migliorare è
e essere sempre presenti su alcune caratteristiche dei singoli giocatori, oppure sull'essere concreti anche in attacco, perché in attacco abbiamo sbagliato dei tiri facili all'inizio anche da sotto, quindi quello sicuramente è stato un inizio non aggressivo. Alcune cose diciamo sono connaturate un po' con il piano partita che vogliamo cercare di spalmare, ecco, nel corso della partita, nel corso dei 40 minuti. Ma come ti ho detto, siamo convinti che loro ci hanno ancora tanto da dire e da dare in questa serie, ancora di più sul loro campo. Tenete conto che anche gli avversari si preparano contro di noi e magari partono facendo determinate scelte su alcuni giocatori, e quindi è importante che chi magari per qualche motivo, per contingenze della partita, riceve meno attenzioni, si faccia trovare pronto in modo da cercare sempre di mantenere quella pericolosità diffusa che è quello che ecco, idealmente uno vuole sempre proporre. Non ci aspettiamo di averlo nelle partite di Iesi. No. Nelle due partite di Iesi ci sarà per l'eventuale secondo turno di playoff. Sì. Fatto di valutazione di gestione. Sta riprendendo a correre, a lavorare, quindi a lavorare diciamo in maniera dinamica, e quindi ci sarà bisogno di un po' di pazienza ancora, sperando di poterlo reinserire. Quindi non lavora ancora col gruppo? No. Lavora